Ci avviciniamo al Gran Sasso. Altro weekend, altro viaggetto in van. Dobbiamo assolutamente fare questi mini viaggi di test prima del grande viaggio. E siamo tornati in Abruzzo perché ci è piaciuto davvero tanto. Siamo Sara e Danilo. E siamo appena rientrati dal primo viaggio con il nostro nuovo van a Amariglio. L'abbiamo camperizzato per un anno intero interamente da soli, scegliendo materiali e prodotti innovativi, moderni e di qualità. L'Abruzzo ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di ritornarci. Vogliamo scalare le montagne, vedere le stelle, dormire in spot assurdi e cucinarci i nostri piatti salutari in piena libertà. Che l'avventura abbia inizio. Quanto è basso. Sai qual è il problema di avere un van o un camper? Che è bassissimo il biglietto. Ce l'ho fatta. Siamo partiti tardissimo, alle 7 di sera. Ora sono le 8, l'arrivo è previsto alle 9. Può sembrare una cosa stupida perché è come se ti perdessi un giorno. Ma prima non potevamo partire. Partire domani invece sarebbe stato folle perché è domenica, prima di Ferragosto, quindi le autostrade saranno a tappo. E inoltre con la sera ti godi il viaggio in maniera più fresca. Stiamo salendo piano piano. Siamo parcheggiati qui. Mi stai accecando totalmente. Abbiamo visto due stelle cadenti. Ho fatto una defecazione. Dai, Danilo. Esperienza unica perché guardo tutte le stelle. Qui c'è Amariglio. Perfetto, non inquino per niente. Ma quanto è bello Amariglio baciato dal sole. Abbiamo dormito molto bene, anche un po' freschetto, tant'è che mi sono alzato per chiudere le finestre. Salgo sulla collinetta così vi geolocalizzo un po'. Panorama assurdo, surreale, totalmente immersi tra le montagne. E qui giù c'è il parcheggio per i camper. Ma era troppo pieno e quindi ci siamo parcheggiati di qua. Quelle lì su sono le seggiovie di Campo Imperatore. Andiamo a svegliare Sara. Starà dormendo tranquilla e beata. Ora arrivo io, caga cazzo. Allora sveglia. Colazione time. Intanto abbiamo cercato un po' i trekking, cosa fare qui in zona. E ci converrebbe spostarci più su, ovvero lì su, all'osservatorio astronomico, dal quale si può raggiungere il Pizzo Cefalone. Sara ha deciso di bere il tè. Io rimango fedele al caffè. Team caffè. Colazione con vista a montagne su questo bel materassino. Materassino della Origem è sempre perfetto. Iniziamo la giornata con la carica. Ci siamo spostati un po' più vicino alla vetta. Ci siamo posizionati qua. E ora partiamo. Si intravede il parcheggio dei camper. Ieri era freddo, oggi invece è molto caldo e stiamo accusando questo calore perché sto già sudando. Essendo un altopiano è perfetto perché è pieno di spot. Ed essendo l'11 agosto è pieno di gente. Eccoci qua. Ciao. Siamo arrivati all'osservatorio. Questa struttura è tutta fatta in legno, tutta bella scolpita. Bello. E comunque da notare sempre questo panorama. Quello è l'osservatorio. Quello è il parcheggio stracolmo. Il parcheggio camper costa 12 euro al giorno. E qua ci sono gli impianti che sono attivi. Obiettivo rifugio lì su. Prima di qua c'è anche la mega ovovia. Bestiale. Modalità senza maglia per una salita più performante. Sara è super carica, sta andando come un cavallo. Addirittura corsetta. Vai. In realtà Sara stava andando su di fretta perché vorrebbe fare la pipì. Ma la vedo sempre più dura. È pieno di gente. Non si sa come, ma è riuscita a fare la pipì. Fortuna questo dislivello tra un tornante e l'altro. Si è accovacciata, nessuno ha visto niente. Fare le camminate con la vescica piena è devastante. Non fa bene né alla salute né alla mente. Il cammino si sta facendo un po' più tortuoso, però ci piace molto. Secondo me ad agosto in montagna è l'unico posto in cui si ringrazia il sole, e altrimenti al mare ti uccide. Invece qua ti dà proprio piacere sentire il suo calore. Arrivati. La vista è impagabile. 2388 metri. E ci abbiamo la vista anche su questo lato. Proseguiamo a destra del rifugio. Perché non ci basta, vogliamo ancora di più. Vogliamo far bruciare i nostri quadricipiti. Questo dovrebbe essere il Corno Grande. Non so se l'aveste capito, ma c'è scritto Italy. Appena passato un signore di 70 anni, super allenato, è arrivato da lì. Si è fermato, ci ha dato un po' di indicazioni. Qui c'è Monte Portello e poi la vetta del Cefalone, mentre l'altro percorso porta al Corno Grande. C'è una strada che si chiama la Direttissima e ti permette di salire fino su in cima. E poi si potrebbe proseguire per la Via delle Creste. In realtà il percorso si richiude ad Anello fino al rifugio dell'inizio. Solo che questo richiede molto molto tempo e molta attenzione. Il Corno Grande non è un trekking banale, dato che ci sono molte pietre sul sentiero. Tutte queste vette Monte Portello
sportello, cefalone, corno grande, corno piccolo, sono di fatto collegate da dei sentieri, quindi sarebbe possibile fare un mega anello. Solo che anche il signore, che era super allenato, super informato, ci ha detto che è un trekking lunghissimo. Però forse fine. Abbiamo preso la strada a destra del rifugio e si vede super amarillo da qua su, un piccolo puntino. Siamo riscesi e ora facciamo un altro sentiero. Altro sentiero che porta sempre al corno grande e a Monte L'Aquila. Questo sentiero è molto bello, costeggia la parete ed ha una vista spettacolare. Ovviamente non vogliamo arrivare in cima perché vorrebbe troppo. Ora vediamo dove ci porta il cuore. Siamo nel punto perfetto, abbiamo ritrovato il nostro van, eccolo là. Ora continuiamo perché questo trekking ci sta piacendo molto. Abbiamo una banda scolastica, una banda da scuola, non so come dirla, dietro di noi, una scolaresca, e cerchiamo di evitarla, quindi cerchiamo di muoverci. Mi piace tanto accelerare in salita, fondamentalmente abbiamo un buon passo. Purtroppo qui non si può superare molto, quindi bisogna stare attenti a non farsi superare da persone che poi andranno più piano di te, tipo la scolaresca. Trekking terminato, siamo ritornati al van per spostarci verso una nuova meta. Allora, siamo arrivati al punto in cui si dovrebbe pagare, per cui ora noi non possiamo più risalire su, altrimenti ci fanno pagare. Stiamo scendendo perché cerchiamo uno spiazzale per metterci, ma è così tanto pieno di gente che non riusciamo a trovarlo. Prima o poi lo troveremo sicuramente. Ecco, infatti potete notare tutte le persone che stanno andando verso su. Spostarsi all'una è da pazzi, però noi lo facciamo perché ce ne stiamo andando, non stiamo andando, ecco perché. Però stiamo andando da un'altra parte, quindi. Però tra che arriveremo nell'altro luogo sarà quell'orario in cui le persone di solito si scambiano, quindi forse va tutto bene. Guardate che panorama pazzesco. Non abbiamo fatto troppa strada, ci siamo messi qui bordo strada con tutto il rumore delle macchine, ma non abbiamo voglia di stare troppo nel traffico. E poi qui dietro c'è anche una sorpresa, c'è il lago di Campo Imperatore. Questo setup ora prepariamo da mangiare. Siamo parcheggiati molto in pendenza, ovvero il van è tipo così. Quindi sul piano induzione la padella scivola. Vendono dei tappetini in silicone antiscivolo, quindi dobbiamo assolutamente prenderli. È odioso cucinare in questo modo. Comunque, amore, sei super abbronzata, porca miseria. Ma di brutto. Altro che mare. Ce l'abbiamo fatta. Non è bellissimo per la strada, ma intorno è spettacolare. Il famoso laghetto di Campo Imperatore. E di fianco svette il Gran Sasso con la sua maestosità. Circondate da mucche, vitellini, toretti. Guardate quanto sono carine. Abbiamo appena scoperto che lui è un toro. Guardate che pappagogia. C'è proprio qui sotto al collo. Stanno arrivando i vitellini. Eccoli i vitellini. Tutti in fila indiana, guarda che carini. Piano piano si immergono sempre di più. Non siamo soliti portarvi questo tipo di riprese della strada che facciamo col van in prima persona, ma il paesaggio era sensazionale e ci sentivamo in colpa a non mostrarvelo. Curve su curve ci stavamo già allontanando da Campo Imperatore in direzione Calascio. E qui si vedono benissimo tutti i tornanti che facciamo per scendere e arrivare sul parcheggio di Calascio, dal quale ci aspetterà una bellissima avventura. Un paesaggio davvero mozzafiato attorno a noi, avevamo i finestrini abbassati, riuscivamo a respirare quell'aria fresca montana stupenda d'Abruzzo. Cambio di posto, ci troviamo a Calascio e ora cercheremo di arrivare alla rocca. Parte l'escursione da turisti. Siamo in un parcheggio molto lontano dalla rocca e non sappiamo se arriveremo su a piedi o con l'autobus, perché è abbastanza tardi, quindi non vogliamo far troppo tardi per spostarci nello spot della notte. Vedremo. Sara si è opposta alla scelta della navetta e ce la stiamo facendo a piedi. Siamo appena saliti da Calascio. La rocca è lassù, ce la faremo. Abbiamo trovato il sentiero, ormai non ci batte più nessuno. Ce la possiamo fare. Stiamo alternando sentiero, strada. Ora pezzo di sentiero nel bosco. Tra l'altro abbiamo incontrato una famiglia rumana che avevamo incontrato questa mattina a Campo Imperatore. Eppure loro sono venuti qui a Rocca Calascio. Assurdo. Un po' di freschezza ora. Ci siamo. Arrivati alla chiesa di Santa Maria della Pietà. Ce l'abbiamo fatta. Siamo davvero fieri di noi stessi. Secondo trekking della giornata. Siamo arrivati, ragazzi. Guardate che spettacolo. Torroni che volano a destra e a sinistra. Sarà impazzita per le foto. Quanto è bello. Io sono impazzito per i borghi medievali. Questo super medievale. Ora entriamo all'interno. Questo è uno dei castelli situato più in alto rispetto al livello del mare, 1440 metri. Dai, siamo pronti per entrare, vai. Ragazzi, siamo morti. Siamo esausti, ma abbiamo trovato un bellissimo posto all'ombra, molto accogliente, e stiamo cercando il posto per questa notte. Perché questa notte è la notte tra l'11 e il 12 agosto. Sono previste il maggior numero di stelle cadenti. Dato che ieri ne abbiamo vista una malapena, vogliamo vederne altre. E abbiamo deciso che ci muoveremo verso Santo Stefano. Ti ho preso in diretta. Amarillo e laggiù. Manca pochissimo. No, seriamente, siamo veramente cotti, perché abbiamo fatto praticamente due trekking impegnativi. Per oggi trekking terminati. Ora andiamo a fare il carico d'acqua. Abbiamo trovato la fontanella. Qui c'è carico e scarico. Ora stiamo caricando, poi scarichiamo. Abbiamo trovato un posto assurdo. Guardate dove siamo. Un van lì. La luna lì. Il tramonto lì. Magia. Spettacolare. Gran Sasso lì giù. E siamo pure super in bolla. La scorsa notte ho provato a fare un night lapse. Ma è venuto malissimo perché c'erano le macchine che
che passavano da dietro. Oggi è la volta buona. Vediamo. Piazzo la telecamera qui, che riprende verso di là. La strada è qui, quindi non dovrebbe intralciare il nightlife. Saremmo potuti scendere di lì e non avere il rischio della strada, ma volevamo rispettare la privacy di tutti e distanziarci per bene. Cioè, ragazzi, ma si può cucinare con questo panorama? È fantastico. Stiamo preparando. Le imprese impossibili sono quelle di cucinare le melanzane senza farle cadere. Due melanzane, quelle viola e lilla, molto belle. Cipolla, rosmarino, pomodori e capperi. Mix assurdo. Spettacolo. Pronti per cenare? Guardate che bel setup. Davvero non possiamo chiedere di meglio. Era obbligatorio cenare in esterna con un panorama così. Buon appetito. Buongiorno amici, avevo creato il setup per il mio night lapse, ma la GoPro si è scaricata. Mannaggia. Ci facciamo perdonare con un po' di riprese dal drone. Post drone, bagnetto tattico. Questa è una delle comodità di avere il WC movibile. Come si suol dire, la mattina all'ora in bocca. E anche gli chef si svegliano presto per preparare le loro colazioni sane. Mele cotte, avena. Vedo qualcosa ai nostri telespettatori. E subito magia. E mi raccomando, non fate questa cosa, che raschiate la padella con il cucchiaio. No vabbè, ma mi sto raschiando. E pronta la pappa. Colazione terminata, era molto buona. Il nostro mini viaggio in Abruzzo in van termina qui. È stato bellissimo, nonostante non avessimo organizzato nulla. Infatti era tutto improvvisato. E ci è servito tantissimo, perché ci siamo accorti delle ultime piccole cose da migliorare prima del grande viaggio. Fateci sapere nei commenti se vorreste vedere tutti questi miglioramenti in un video dedicato. Comunque a volte non bisogna farsi troppe paranoie. Se si ha un weekend libero, vale la pena utilizzare il proprio van, la propria macchina camperizzata, e passarlo in libera. Magari anche se tutto non è organizzato, lo farete strada facendo. E per ricordarcelo e ricordarvelo, abbiamo creato il nostro motto. Noi lo abbiamo messo da un po' di tempo, ma aspettavamo il momento giusto per mostrarvelo. Se hai un weekend libero, passalo in libera. Disponibile sia in bianco che nero. E se vi incontriamo per strada, siamo lieti di regalarvelo. E ringraziamo Giuseppe di Sticker Monkey, che ci ha permesso di realizzare questo progetto con degli adesivi super resistenti. Noi lo abbiamo messo già da 2 mesi sul nostro van, e nonostante pioggia, vento, grandine, sabbia, è rimasto ancora lì intatto e ben visibile. E ora lo mettiamo pure su questo blocco di cemento, così se passate da questa zona abbiamo lasciato qui il segno. Ha un meccanismo che si chiama Easy Peel, proprio perché si riesce a staccare facilmente. Super aderente. Perfetto. Cavolo, l'ho messo un po' storto, ma va bene così. Quindi ragazzi, ci vediamo in strada con il prossimo video.